Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, stretta del governo sulla movida, chiuse le discoteche, mascherine obbligatorie all'aperto dalle 18 alle 6. Ok da parte delle regioni. All'incontro che è iniziato ieri alle 16.30, convocato dal ministro Boccia, come dicevamo dal ministro Boccia, hanno partecipato anche i ministri Speranza e Patuanelli. Nessuna possibilità di deroga alla sospensione già stabilita dal DPCM del 7 agosto e i gestori dei locali notturni andranno contributi economici. Il ministro degli affari regionali ha detto dobbiamo restare uno dei paesi più sicuri attraverso i sacrifici e Patuanelli dice è un danno grosso al settore ma non ci sono alternative. Bonaccini ha detto che è un bene ma ora tracciare i rientri dall'estero. Rinnovo dei contratti nazionali, la Confindustria dice sempre no. I casi della sanità privata e dell'industria alimentare. L'Associazione Italiana della Sanità Privata, che aderisce all'Associazione degli Industriali, non ha sottoscritto il rinnovo del contratto di categoria, nonostante il 50% del costo sia a carico delle casse pubbliche. Federalimentari, dal canto suo, ritiene eccessivo un aumento aggiuntivo di 13 euro al mese dal 2023, non tiene conto degli effetti della crisi sul settore. Pietre della memoria, il monumento di Casal Pusterlengo per i morti di Covid, l'iniziativa della compagnia Casale Nostra che lanciò la proposta lo scorso 17 aprile con un post su Facebook, trovando da subito il sostegno dell'intera comunità. Covid, cellule T e immunità crociata, così la ricerca indaga sulla risposta immunitaria causata da altri virus come il raffreddore. Alba Grifoni, ricercatrice del Center for Infectious Diseases, dice che non sappiamo ancora se esponendosi ad un raffreddore ci si protegga o no da SARS-CoV-2. Insomma, ci sono ancora studi in corso. Cremona, nella provincia con la più alta mortalità a Covid, non c'è ancora uno studio epidemiologico, serve per capire le cause. Paolo Ricci, direttore dell'osservatorio epidemiologico dell'ATS Valdapana, dice siamo fermi da 2 anni e i motivi: manca una robusta collaborazione scientifica e l'anagrafe comunale non è aggiornata. Eppure lo studio sarebbe particolarmente utile, dice, siamo nel catino della pianura padana, qui i contaminati tendono a ristagnare ed essendo la provincia in Italia che ha avuto la più alta incidenza di mortalità da Covid, sarebbe utile aggiornare lo studio inserendo la variabile epidemica. Notizie da Napoli e dalla Campania. Uccide la moglie e simula il suicidio, arrestato marito assassino a Giugliano. Ha ucciso la moglie strangolandola e ha cercato di far credere che la donna fosse morta, invece suicida. E quanto è stato scoperto in seguito alle indagini dei carabinieri di Giugliano, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, in merito alla morte di una donna lo scorso 12 luglio nel napoletano al Lago Patria. L'indagato aveva allertato i carabinieri al 118, asserendo che al suo risveglio aveva trovato la moglie priva di vita, impiccata al cordino delle tende nel salotto della loro abitazione. Fin dal sopralluogo sono emersi dubbi sulla versione. L'esame autoptico ha confermato che la causa del decesso è stata strangolamento preceduto da colluttazione. Circumvesuviana, un 17enne senza ticket rompe i vetri a calci e si è ferito ed è stato anche denunciato. Una domenica ad altissima tensione per il personale di Circumvesuviana e Cumana. Il primo episodio accade alla stazione di Barra quando il treno proveniente da Sorrento e diretto a Napoli si ferma e apre le porte intorno alle 12.40. Il capotreno esce dalla cabina per verificare il deflusso dei pendolari e per lanciare il segnale di ripartenza in sicurezza, ma si accorge che c'è un gruppo di giovani decisi a prendere il treno. Capotreno chiede ai ragazzi se hanno il biglietto, ma nessuno di loro lo esibisce. A quel punto non li fa salire sul convoglio e ordina al collega in cabina di ripartire. Le porte si chiudono, ma è a quel punto che uno del gruppo di giovani sferra un calcio nella porta frantumando il vetro, ma allo stesso tempo procurandosi una vistosa ferita da taglio sulla gamba. Notizie dalla Puglia. Bari, ospedale di Venere, eccellenza italiana per le operazioni su fratture e collo femore.
Con il 96,35% di esecuzioni positive, entro due giorni l'ospedale di Venere di Bari Carbonara è tra i migliori tre centri d'Italia per la rapidità, qualità e l'efficacia degli interventi chirurgici per frattura del collo del femore. A rivelarlo è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali nell'annuale report contenuto nel programma nazionale Esiti dell'attività istituzionale dei servizi, appunto, che Agenas svolge per conto del Ministero della Salute in collaborazione con le regioni sulle prestazioni erogate dalle strutture ospedaliere pubbliche e private. Torre a Mare, anziano cade dagli scogli, soccorso in elicottero. Torre a Mare, un anziano cade dagli scogli, soccorso. Secondo quanto si è appreso, l'uomo sarebbe caduto sulla scogliera sottostante mentre cercava di scendere verso il mare. La caduta è avvenuta in una zona difficilmente accessibile e per questo, per soccorrere il ferito a supporto degli operatori del centro 18, si è reso necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco allertati dalla guardia costiera. I pompieri, intervenuti anche con il nucleo sommozzatori, hanno dunque provveduto a recuperare l'uomo, poi trasportato in ambulanza in ospedale. Secondo prime informazioni, l'anziano sarebbe rimasto ferito ad una spalla. Notizie da Treviso e dal Veneto. Scuola a Castelfranco, mancano le aule, studenti a lezioni in ospedale. L'ala L della vecchia entrata ospiterà fino a 25 gruppi. In settimana il sindaco promette il punto sui lavori in corso. Focolaio di coronavirus tra i migranti a Treviso, la caserma ancora in mano ai rivoltosi. I migranti negativizzati potrebbero essere guariti, ma l'AB è in mano ai rivoltosi. Oggi ci sarà il summit con il prefetto Laganà. Confidiamo comunque che gli animi si siano calmati, ha detto. Rogo di Faè, la scuola è semidistrutta, corso contro il tempo a caccia di alternative. Elementari fuori uso, da oggi il comune studia le soluzioni, appunto, la preoccupazione dei genitori, ma la sindaca li tranquillizza. Treviso, stazione all'ex Quora, la MOM ha raggiunto l'intesa con i proprietari. Dal prossimo anno Ruspe in azione, quindi addio Lungosile Mattei, rimborso degli abbonamenti, già 4.000 richieste online. Chiuderci è una pagliacciata, il re trevigiano della disco contro il governo. Giannino Venerandi attacca dicendo che il contagio gira in tanti altri posti, però a pagare solo la nostra categoria. Adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Nella notte di Ferragosto, una quindicenne ha denunciato di aver subito una violenza sessuale in spiaggia a Lignano Sabbiadoro. La ragazza, originaria di Padova, che si trovava in vacanza con un gruppo di amici, ha dichiarato che tre ragazzi, dopo essersi avvicinati a lei, approfittando che era rimasta da sola, l'hanno violentata. La giovane è stata accompagnata all'ospedale di Latisana, dove ha ricevuto le prime cure. Gli investigatori stanno indagando sull'accaduto. Al vaglio, i filmati delle telecamere di videosorveglianza, nella speranza di fare luce sul vergognoso episodio di violenza subito dalla ragazza in vacanza nella località balneare friulana. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, riprendiamo le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Nuovi rintracci di migranti e a Gonars scattano le ronde. Il sindaco Boemo annuncia l'avvio di controlli notturni con l'aiuto di cittadini volontari. Ennesima notte di rintracci in Friuli, quindi, mentre il sindaco di Gonars, Ivan Boemo, annuncia di voler organizzare ronde notturne con l'aiuto di cittadini volontari per presidiare il territorio. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, chiede il sostegno dei parlamentari eletti in regione per chiedere al governo di adottare adeguate contromisure. Porsia crolla il controsoffitto nelle case Ater, crollata la zona esterna antistante l'ingresso. Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza le entrate condominiali e garage. I vigili del fuoco di Pordenone, pomeriggio di ieri, sono stati impegnati con due squadre coordinate dal funzionario di guardia in via Correr al civico 18 a Porsia per il crollo di una vasta porzione di controsoffitto riguardante il condominio di proprietà Ater. Avvistato uno scheletro umano sulle rive, dopo la segnalazione di un passante, la guardia costiera e gli specialisti della Croce Rossa hanno accertato che si trattava di un falso allarme. Un fatto curioso è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Trieste, nell'area portuale antistante le rive.
Un passante ha segnalato la presenza a pochi metri da terra di quello che poteva sembrare uno scheletro umano. La pattuglia terrestre della Guardia Costiera, sopraggiunta, non potendo escludere da un semplice controllo visivo che si trattasse di resti umani, ha richiamato in zona il gommone GCB-32 sul quale sono imbarcati nel fine settimana gli specialisti OPSA della Croce Rossa, abilitati anche alle operazioni subacquee. Quest'ultimi si sono quindi immersi e hanno potuto assicurare che si trattava di un falso allarme. 5 interventi di soccorso sulle montagne friulane. Le squadre del CNSAS sono state allertate per 5 chiamate al NUE in diverse località, a partire dal primo pomeriggio fino a sera. 3 interventi hanno avuto luogo nel Tarvisiano, il primo che è scattato quasi contemporaneamente con una chiamata di soccorso dal Monte Amariana. L'intervento riportato quindi ha avuto luogo intorno alle 14 su richiesta di un turista francese. Prosegue la rassegna a teatro d'agosto al Castello di Torre. Martedì 18 agosto, in programma per lo spettacolo di Magia et Bola, la manifestazione si conclude martedì 25. Nuovo appuntamento con la rassegna teatrale dedicata alla lingua e al dialetto. Teatro d'agosto al Castello, organizzata da Fita Pordenone assieme a Fita Wilt, gruppo teatro Pordenone Luciano Rocco. Grazie anche al sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Friuli Venezia Giulia Solidale e Comune di Pordenone. Quindi martedì 18 agosto alle ore 21 nel Teatro al Castello di Torre, la compagnia Teatro Arte Magica di Porsia porterà in scena Et Voilà, spettacolo di magia ideato e prodotto dalla compagnia Purliliese. Bene cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.